Le temperature rigide sono arrivate e il pensiero corre a chi non ha un tetto dove poter dormire, rischiando di morire di freddo, nell'indifferenza generale. Il comune di Arezzo, con il presidente del consiglio comunale Luciano Ralli, ha raccolto l'invito dell'associazione Clochard alla riscossa affinché possano arrivare degli aiuti nei confronti di queste persone che vivono in condizioni disagiate. Direi un appello ai cittadini aretini per una situazione di emergenza, di tetto. Delle persone che in questa situazione si trovano senza fissa dimora e che nelle situazioni invernali rischiano la vita. Ad Arezzo il problema sono numeri bassi e sia il comune che altre associazioni locali stanno facendo la loro parte, ma a livello nazionale, a livello delle grandi città è una vera e propria emergenza. Invito i cittadini aretini che possono avere un sacco a pelo da comprare o ce l'hanno usato, che possano dare un contributo, lo possono portare già da oggi nella portineria del Comune di Arezzo e noi lo faremo avere a questa associazione. Sì, adesso siamo proprio a livello di morti quotidiane. Questa notte è morto il 15° senza tetto dall'inizio del mese di dicembre, sono già 122 senza tetto che muoiono dall'inizio del 2013 a causa dell'ipotermia. Quindi ci troviamo veramente in piena emergenza e il vero freddo purtroppo non è ancora arrivato.